Saluti e rinnovato l'impegno tuo e della Giunta contro questo progetto. Ecco, ora dopo aver sentito gli esperti e il sindaco, diciamo, si può aprire uno spazio, un dibattito. Non so, c'è chi vuole fare domande, chi vuole avanzare dei dubbi, chi vorrebbe fare degli interventi, però ecco, chi deve fare degli interventi, mi raccomando, al massimo 1 o 2 minuti. Però ecco, già vedo Andrea, voleva fare una domanda. Buonasera a tutti, sono Andrea Dobelli. E mi scuso se sono un po' emozionato perché parlare in pubblico non è la mia prerogativa. E io non sono contro le biomasse e nemmeno a favore, sono molto critico sul valutare la positività o la negatività di una biomassa, perché in questo convegno io non so se molti di voi sanno la differenza tra biomassa, biogas, turbogas. Mi sarei aspettato almeno di far vedere le varie differenze, come funziona una centrale a biogas, una centrale a biomassa, anche perché lo stesso sindaco svaria tra biomassa, biogas e turbogas. Sono dei processi totalmente distinti e separati. Allora, perché poi si parla solamente di danni dalle polveri, danni da questo qui, danni da dagli sversamenti, altri soprattutto... Posso fare una domanda? Sì. Settore, cioè come ti qualifichi in questo? Conosco un po' l'ambiente. No. Da curioso anche. Io voglio sapere di chi si occupa lei. Nella vita faccio il commercialista. Ah, ecco. È attendibile quello che mi dice. Grazie, è solo un chiarimento. Vabbè, se mi è data la parola posso parlare come libero cittadino. Se fate un convegno aperto alla cittadinanza posso anche parlare senza essere... Sono un dottore commercialista e voglio dire, io da cittadino, in cui voi mi dite di informare la cittadinanza, sarebbe il caso di fare le differenze tra le varie centrali, tra biogas, biomassa e turbogas, sarebbe il caso, almeno in primis, in prima battuta. Poi si parla di polveri che si riversano nell'ambiente. È vero che una centrale di 20 MW è una grande impresa che potrebbe creare molto inquinamento nel nostro territorio, allora io sono il primo a dire di no. Però diciamo no a tutto a priori, voi come comitato, oppure sì, valutiamo, per il semplice fatto che uno si parla di polveri che si rimettono nell'aria, però anche il contadino che poi il proprio cippanno lo deve bruciare, perché tutti sapete che bisogna fare i contadini, gli agricoltori che fanno una minima trasformazione, producono del fogliame, quel fogliame deve essere fatto con un registro di carico e scarico e portato in discarica, non si può buttare nella terra tranquillamente come ha detto l'agronomo prima, perché sennò si è passibili penalmente. Anche il letame che uno sversa nel terreno non lo può buttare nel terreno così tranquillamente, ma deve fare prima un'analisi e poi, se questa analisi è positiva, lo può spargere nel terreno. Però anche le associazioni di produttori, le OP, non possono più buttare il letame nel proprio terreno, ma devono buttare il ammentato compostato misto che è frutto di queste centrali di biogas. Quindi le dico anche così. Facciamo un modulo aerobico invece di morire di vedere tutti i giorni. Sì, però io avrei spiegato, fossi stato in voi, avrei spiegato i vari processi, non dire solamente questo butta fumo e quindi è negativo, questo butta, sì, questo crea, toglie il legname dal nostro terreno e quindi è negativo. Però se un contadino deve buttare il letame per terra, quello lì non crea inquinamento, mi chiedo? Allora perché in un paese dove Pontine nel 2011 aveva 834 aziende agricole iscritte nel registro delle imprese di Latina, molte date per costruire la casa ai contadini, perché con 3 ettari e la partita IVA come imprenditore agricolo giustamente posso costruirmi la casa in campagna, e quello non è inquinamento, non è inquinamento di costruzione nel terreno, se no il terreno all'agricoltura. Le centrali di fotovoltaiche, quelle non tolgono terreno all'agricoltura, l'acqua come fa a sversare nel terreno tranquillamente e non essere assorbito in modo lento e naturale? Quello, anche quello è inquinamento a mio avviso. Allora io farei un convegno, avrei fatto, in cui avrei valutato tante sfaccettature, perché il dottore dice noi siamo a favore del fotovoltaico. Io sinceramente mi vergogno di girare in bicicletta per le mie campagne e vedere intere distese di pannelli al silicio, poi da 30 anni lei starà qui a dire come smaltiamo questi pannelli fotovoltaici. Cioè invece un contadino che oggi dice, e chiudo,
Il contadino oggi dice: la mia unica risorsa è quella che, siccome non riesco più a produrre, casomai io produco delle cose anche in letame, lo butto in una centrale di biogas, dove sì, è vero, con un processo anaerobico produco un'idride che è metano e quindi lo sverso in un motore che poi produce corrente elettrica, però il resto è concime per poterlo dare ai nostri terreni, e quindi non si produce aridità, come ha detto l'agronomo. Semplicemente questo, quindi un po' più di chiarezza vorrei nelle cose, perché poi succede che gente scrive su Facebook, quello è negativo, altri fanno un copia e incolla. Una persona, perché fa una centrale da un megawatt di biogas, costa 4.700.000 euro, e una persona che si impegna per 4.700.000 euro è un impegno grosso, e può essere bloccato anche... Se non esistono incentivi, questi speculatori non li fanno? Signora mia... Vabbè, anzi, mo rispondiamo. Però Andrea, noi qua parliamo solo di questa biomassa da 20 megawatt, non cerchiamo di mettere troppo carne al fuoco. Un giorno faremo... Qua si parla di questa, però possiamo pure parlare di Civitavecchia, della centrale a carbone, eccetera, o degli impianti fotovoltaici. Poi ci mettiamo tutto. Noi stiamo parlando di questa centrale, che, come ha pure detto Giorgio prima, abbiamo chiesto di farla da un megawatt, non la vogliono fare. Un megawatt è l'erba o gli spacci che possono prendere, o no? Comunque, chi vuole rispondere? Sì, a parte il fatto che verrò volentieri al convegno che organizzerà lei, così poi dopo lei ci parlerà di tutto. Negli ambienti c'è molta corruzione dietro gli ambienti, perché sono stati denunciati alcuni componenti di Legambiente, perché sono ambientalisti e ambientalisti, sono stati denunciati perché avevano delle quote in società con questi tipi di imprenditori, eccetera. Ma lasciamo perdere, anche il WWF è la stessa cosa. Comunque, per quanto riguarda il fotovoltaico, io chiaramente non mi sono addentrato nel particolato, così fra virgolette, dovrei dire particolare, ma diciamo particolare, tanto per ridere. Ma il discorso è che noi come medicinisti, per esempio, proponiamo il fotovoltaico sui tetti, come hanno fatto anche i preti al Vaticano, eccetera. Adesso non ho le diapositive dietro, ma i preti sono veramente sacchiati. Ecco, quindi chiaramente noi pure siamo contrari, questo le do ragione pienamente, del fotovoltaico a terra siamo pienamente contrari. Per quanto riguarda poi la casa costruita in mezzo al terreno, mi sembra una stupidaggine, per due, ma io dico chiaramente, perché non vedo proprio che qualcuno si debba costruire una casa, se no addirittura chiudiamo pure, buttiamo le chiavi della macchina, eccetera. Parliamo del grosso, cioè qui ci sono degli incentivi statali, per cui tutta una biobala, una biospeculazione, credo, per cui la differenza poi chiedeva lei tra biogas e biomassa. Biogas è un'industria dove il rifiuto organico, solo organico, viene portato in questi grossi silos, è un'industria intanto, insalubre, classificata per normativa vigente, insalubre di prima categoria, cioè il peggio del peggio che possa esistere, per normativa vigente dovrebbe essere realizzata, costruita solamente diciamo al di fuori del mondo, cioè dove non ci abita nessuno, al di fuori dai centri abitati, eccetera. E invece succede che, per quanto riguarda le progettualità, vengono definite case sparse, tanto per parlare di qualcosa, visto che vuole essere informato, mi fa piacere. Cioè, se ci sono delle case isolate nelle vicinanze, nel raggio di 500 metri, al di fuori 500 metri, questo è un fattore di attenzione. E questo ci capita anche a noi personalmente, a Tarquinia, che stiamo combattendo questo biogas. Ci sono 10-12 famiglie che hanno casa lì, li vogliono piazzare al centro una centrale biogas. È un fattore di attenzione. Direte voi che vuol dire fattore di attenzione progettuale. Vuol dire attento che adesso ti costruisco una centrale biogas nel giardino, tanto per scherzare. Vuol dire che non è un fattore escludente alla progettualità. Vuol dire che io sono imprenditore e te la faccio una centrale biogas a 200 metri da casa. Noi abbiamo una famiglia, una coppia di giovani che avranno una centrale biogas, se noi non riusciamo a vincere questa battaglia, a confine terreno di questa centrale che sarà fatta, quindi a 20 metri dalla parete esterna di casa, apriranno la finestra e vedranno la centrale biogas. Ma non credo che la faranno, perché noi gliela faremo fare, a parte questo. Comunque, che cos'è una centrale biogas? È una fermentazione anaerobica, cioè senza aria, da parte di un gruppo di batteriacci che sono al peggio del peggio, fra cui Clostridio, Botulino, Tetano, eccetera, eccetera, Salmonelle, di questi
di questi rifiuti organici, che parliamo di tonnellate all'anno, 25.000 tonnellate per una centrale 1 megawatt, dalla fermentazione di tutta questa zozzeria organica si producono dei gas, di cui il 50% è metano, detto biometano perché loro bio, no? È biometano, biodio, e il 50% sono altri gas che sono altamente tossici, in parte si liberano nell'aria perché tanto non gliene frega nulla, ne comportano economicamente guadagno, mentre il metano lo bruciano, quindi combustione, quindi non è il discorso dei batteri, tra l'altro quello lo vediamo adesso, che spiego tutto fino a fondo. C'è questa combustione, e dalla combustione del metano, da che si pensava che non fosse inquinante, invece è peggio del carbone per quanto riguarda le polveri ultrafini, non confondiamo con le sottili. Le ultrafini sono quelle tremende che abbiamo visto anche negli studi inglesi nei polmoni dei bambini sani. E non è finita qui, questo per quanto riguarda l'atmosfera. Per quanto riguarda l'inquinamento da parte di queste centrali biogas del terreno delle falde acquifere, cioè abbiamo che la risultante della lavorazione, chiamiamola così, di questi rifiuti organici, cioè ciò che rimane alla fine della lavorazione, si chiama digestato, biodigestato. Questo digestato è un rifiuto per normativa vigente europea, come rifiuto andrebbe trattato, cioè c'è la preoccupazione, ci dovrebbe essere la preoccupazione di smaltire un rifiuto residuale di questa lavorazione. E invece no, perché in Italia dobbiamo vendere anche il digestato, dobbiamo sfruttare anche il digestato, dobbiamo guadagnare, perché stiamo parlando sempre di imprenditori privati che vogliono realizzare questo, non ce lo dimentichiamo mai. Allora, questo digestato, questo rifiuto è fortemente ammoniacale, qui c'è l'esperto che ci dirà che se lo mettiamo così com'è ci brucia tutto, pure le scarpe se ci camminiamo solo. Quindi non può essere, diciamo, sparso sui terreni così com'è. Quindi che fa l'imprenditore? Lo prende e lo mischia con tritato di verde, chiamiamolo così, lo va a miscelare. E fra l'altro in questi biodigestori, in questi silos, vengono messe tutte sostanze chimiche per separare la parte solida e la parte liquida. Ma insomma, vogliamo entrare nel tecnico, non credo a quest'ora. Comunque, da questo digestato che poi rimane alla fine, che è carico battericamente, perché si è visto che da tanti studi fatti, da chi ne capisce più di me, la pastorizzazione, cioè il trattamento a 60-70 gradi termici di questa monnezza organica, non uccide completamente tutti i batteri, soprattutto quello del gruppo dei clostridi, quelli pericolosi anche per la vita umana, cioè il botulino e il tetano. Il botulino lo conoscete tutti, almeno per sentito nominare, perché è quel batterio che ogni tanto, per fortuna raramente, ci muore qualcuno, nel senso che nelle case, specialmente così come voi e come noi a Tarquinia, dove prevale l'agricoltura, c'è un po' l'usanza di farsi ancora qualche marmellata o conserva di pomodoro a casa, e quando doveste trovare un barattolo gonfio, un tappo gonfio scoppiato, buttatelo, perché sennò vi uccidete da soli, perché lì c'è il bacillo del botulino che ha germinato, perché dalle spore libere in natura che vivono anche per milioni di anni, se trovano queste spore le condizioni ottimali di temperatura eccetera, germinano come un po' le spore dei funghi, e quindi si trasformano nella forma attiva del batterio, e produce gas, i gas ti uccidono. E per questo che il biogas nella regione Emilia-Romagna, nella zona di Emilia-Romagna, andate a documentare su internet, lo troverete facilmente, nella zona del Padano, cioè dove c'è il prodotto DOP, adesso non lo so la sigla giusta, perdonatemi, è stato vietato con mozione regionale la impiantistica del biogas. Premetto che l'Emilia-Romagna è una delle regioni del nord Italia dove è partita la speculazione del biogas, per cui ci stanno non so quante centinaia di impianti che adesso in parte l'hanno chiusi, fortunatamente. Perché? Per preservare questo parmigiano reggiano. Direte voi, vabbè, ma perché? Che gli faceva il parmigiano reggiano sto biogas? Gli faceva che dai bacilli del botulino, questo l'ho detto poc'anzi, il bovino, perché poi il digestato usato per fertilizzante, miscelato, eccetera, veniva sparso come compost, ma compost non è, il compost è un'altra cosa.
Poi se volete vi spiego anche la differenza, ma lasciamo perdere, col compost quello fatto in sistema aerobico faceva l'uomo primitivo con la pelle dei daino qua davanti, faceva il compost all'aria. Dovremmo tornare a fare il compost all'aria, quello diciamo. E quindi che succedeva a questo parmigiano reggiano? Questo bacillo germinava nelle forme, di parmigiano reggiano e le crepava, dicono a Roma, le spaccava. Allora ha detto no, c'è qualcosa che non va, perché qui così buttiamo via tutta l'economia produttiva del parmigiano reggiano, lo dobbiamo salvaguardare. A livello regionale hanno detto no, no biogas in Emilia Romagna, ma non in tutta Emilia Romagna, ma in gran parte, cioè nelle zone dedicate alla produzione di parmigiano reggiano. E questa la dice lunga. Nelle Marche, pure lì sono arrivate al Consiglio di Stato per due appelli, eccetera, sono riusciti a livello regionale a dire no al biogas. Cioè adesso l'impiantista del biogas in queste due regioni è quasi proibita del tutto. Non so, dobbiamo spiegare qualcos'altro perché no al biogas. Biomasse è un'altra cosa, giustamente. Biomasse è invece è proprio un inceneritore. Mentre lì c'è la fermentazione, produzione di gas, quel gas veniva usato nel motore cogeneratore per produrre corrente elettrica, forse non ho concluso bene il discorso, invece si brucia legname. Questo legname però addirittura dovrà essere importato con le navi, neanche con i camion, perché 275.000 tonnellate di legname all'anno, cioè tu vedi l'origine e all'orizzonte non vedi la fine, non si sa da dove dovrà venire tutto questo legname, non è le foglie secche dell'agricoltore che se vuole fa una busta, gli appesta e butta dentro il secchiere dell'immondizia, qui lo dico, qui lo nego, ma lo farei anch'io se dovessi pagare sopra lo smaltimento, ma molto più semplicemente l'agricoltore può fare compost, quello di qualità fatto all'aria, era una battuta chiaramente quella di prima. Comunque, biomasse brucia l'inceneritore a alte temperature, 800, 1000, 1200 gradi, si formano dei vapori che sparano su una turbina turbogas. A seconda adesso delle caratteristiche tecnologiche non mi fate addentrare più di tanto perché poi io mi diverto a far medico, non tecnico industriale. Comunque sia, dall'azione di questi vapori, da questo incendio, si formano questi vapori che vanno a pressione e fanno girare la turbina. La turbina produce corrente elettrica, né per me né per lei, per l'imprenditore, ok? No, volevo rispondere un attimo ad Andrea sul fatto che comunque il convegno è stato incentrato verso l'opposizione alla costruzione di questa centrale a biomassa, che comunque è una centrale di grandi dimensioni. Il dibattito per tu hai accennato una cosa importante: essendo la nostra zona prettamente agricola, molti agricoltori hanno necessità di smaltire sia i refri animali che gli stralci delle lavorazioni, quindi degli uliveti o per quanto sia dei campi che, con i residui delle lavorazioni agricole. Ed è un problema, questo non è una cosa da trascurare, soltanto che ci stiamo orientando verso un tipo di speculazione cavalcando quell'esigenza degli agricoltori, perché noi il dibattito è aperto anche all'interno del comitato e comunque anche tra di noi ne parliamo di questa cosa, perché questa esigenza non può essere, diciamo, superata dal fatto che l'agricoltore può diventare da produttore di alimenti, di prodotti per alimentazione umana, a produttore di energia elettrica. Cioè l'azienda deve nascere, cioè chi mette questo piccolo tipo di centrali deve soddisfare il proprio fabbisogno eventualmente nel concedere anche l'autorizzazione a farle. Quindi, cioè, se tu hai la tua piccola esigenza per la tua piccola azienda, dove tu devi magari smaltire questa cosa, perché comunque la normativa vigente ti dice che non puoi bruciare oppure non puoi disperdere sul terreno più di tot quantità di liquami, perché non ne hai la capacità, perché tu hai più bestie di quelle che ti puoi, diciamo, per smaltire di terreno che puoi smaltire, insomma. Allora, che succede? Se tu però diventi un produttore di energia elettrica, allora il discorso cambia. Cioè, se tu cominci a fare speculazione sui rifiuti, sui reflui, sugli stracci, allora cambia il discorso. Allora, il discorso poi è un altro, che a te conviene fare questo tipo di centrale, perché prendi dei soldi, prendi 28 centesimi al chilowatt per fare questa produrre questa energia. Però
se andiamo a fare un'analisi dei costi, per il piccolo produttore potrebbe essere positivo, perché comunque c'hai anche quel piccolo incentivo, ma quando parli di grandi centrali, di grandi impianti, anche di un megawatt, che è un grande impianto un megawatt, non è così piccolo, comincia ad esserci un discorso di rendimento, di produttività, cioè il bilancio tra quello che tu spendi per produrre energia e quello che in realtà c'hai come guadagno è sbilanciato, non esiste, cioè tu compensi il tuo mancato guadagno con l'incentivo statale. Allora che succede? Noi non possiamo orientare la nostra società, facendo un discorso più generale, dicendo che il futuro deve essere produrre rifiuti, produrre prodotti alimentari per generare corrente. Quindi andiamo a fare un discorso di desertificazione, diciamo OGM, inquinamento, per produrre corrente che poi alla fine non serve. Allora, noi possiamo magari discutere sul problema dei piccoli agricoltori, ma non possiamo diventare dei produttori di corrente a scapito della nostra salute. Questa è. E quindi il convegno. In questo momento per contrastare questa grande centrale, perché comunque è una centrale che devasterà anche l'economia del territorio, perché non dimentichiamo che recentemente molte piccole aziende che prima vendevano il latte ai grossi produttori di mozzarella o di latte in generale, adesso si sono riconvertite in piccole aziende che fanno mozzarella di bufala, comunque è una produzione anche territoriale a chilometro zero. Poi non dimentichiamo i produttori di olio d'oliva, per esempio di Sonnino, oppure che ne so, quelli che fanno i carciofi a Sezze, delle fragole, cioè comunque l'agricoltura pontina in questo momento, anche devastata dalla crisi, comunque riesce a sopravvivere a questa situazione. Se cominciamo anche a inquinare il territorio, facciamo la fine della terra dei fuochi, dove comunque non ti vanno più a comprare questi prodotti, perché sono prodotti che possono essere inquinati. Oppure, che ne so, parliamo della Valle del Sacco o anche di Amaseno, no? Sappiamo quello che è successo anche ad Amaseno. Quindi dobbiamo fare anche un bilancio, cioè decidere se ci dobbiamo orientare a divenire produttori di energia, oppure se dobbiamo danneggiare anche la salute, oppure se vogliamo continuare a fare agricoltura anche nella nostra zona. Questo è per rispondere. Grazie Pasqualino, ora per rispondere anche lui, Stefano. Cioè, la tua domanda è lecita, è ovvio che uno si vuole sentirsi informato, però c'è una differenza netta tra il digestato e il compostato. Cioè, esiste la direttiva nitrati, come dici tu, non puoi prendere le dame e spargerlo in campagna, è vero. Cioè, è vero in parte, c'è una quantità massima, ma pensando al compostaggio, cioè è una risorsa, gli agricoltori spendono migliaia di euro in concimi chimici e distruggono i terreni. Ogni anno comprano un sacchetto, due sacchetti in più, perché non basta. Mentre abbiamo sostanze, potature, merda, scusate il termine, ma che noi, cioè, se le compostiamo, le possiamo utilizzare da un lato durante il compostaggio per produrre calore e quindi energia, e dall'altro le utilizziamo come fertilizzanti, che sono molto, molto superiori ai fertilizzanti chimici che comunemente utilizziamo. E apportiamo sostanza organica al terreno, rendiamo il terreno fertile, viviamo meglio, gli agricoltori guadagnano di più e perché vogliamo aggiungere qualcos'altro? Cioè, c'è bisogno di meno lavorazioni, perché se il terreno migliora. No, non lo so, è quello che volete. Spiego perché il digestato non va bene. Spesso viene paragonato il biodigestore col rumine della vacca. È un esempio classico, che effettivamente la vacca produce metano, tanti pensano che il metano esca da una parte, invece esce per evaporazione. E se noi andiamo ad immettere queste sostanze nel terreno così tal quali, come diceva il dottore prima, sono ricche in ammonia, questa ammonia evapora. Praticamente l'azoto, che è uno dei fertilizzanti principali, cioè non c'è più, è come se abbiamo buttato un foglio di giornale. Magari c'è il vermetto che se lo mangia, ma poi per il resto finisce lì, non apporta nessun vantaggio al terreno. Questo. Grazie Stefano. Se qualcun altro vuole intervenire, vuole fare qualche altra domanda, qualche delucidazione?
Prego, dica il nome. Francesco Ricci, no, una domanda sola. Si è parlato di un grande consumo di acqua in queste centrali biogas. Volevo capire un attimo, non so bene, non ho capito bene in che modo viene consumata l'acqua. Chi vuole rispondere? Giorgio? No, io, cioè, brevemente. Posso dire che l'acqua viene utilizzata e per raffreddamento e per recupero delle ceneri. Per la turbina. La vaporizzazione della turbina. Cioè, l'alta temperatura poi agisce sull'acqua con una vaporizzazione estrema che diventa un'alta pressione che fa azionare poi la turbina che girando produce corrente elettrica, poi anche per il sistema di raffreddamento, come diceva anche qui lo specialista del terreno e delle piante, anche per smaltire le ceneri, tant'è che dopo queste acque devono essere depurate. Però vi siete mai chiesti dopo dove vanno a finire queste acque? In genere vanno a finire nei fiumi limitrofi. Noi, per dire, lì a Tarquinia abbiamo il fiume Mignone e già il progetto prevede che vadano a scaricare queste acque depurate, secondo loro, ricche anche di metalli pesanti, ricche di batteri, perché poi, come dicevo prima, forse non ho finito dal digestato. Nel digestato si trovano sempre dei batteri, ma non sono solamente quelli diciamo più tremendi dei clostridi che ho detto prima che uccidono, ci sono anche le semplici salmonelle come le Escherichia coli, che è il batterio più frequente, il batterio fecale, no? Quello causa quasi sempre, per dirne una, della cistite di una donna, ma questa salmonella, c'è anche la salmonella tifi, che una volta ci si moriva. E in effetti in Germania, dove è una delle nazioni europee dove gli impianti, parliamo in questo momento di biogas, la Germania è quella dove questa speculazione, che io la chiamo così, è partita alla grande, hanno impestato la Germania di queste industrie, dopodiché hanno cominciato a vedere in parte gli incidenti, perché ogni tanto ne scoppia qualcuno, oppure ci sono gli sversamenti, cosiddette, cioè la rottura delle vasche di contenimento che in genere sono d'acciaio, dove arrivano i tir e immettono questo materiale putrescente, perché poi dipende dalla filiera, se è una filiera breve, filiera lunga, cioè da dove arrivano questi materiali, da vicino o da lontano, che se arrivano da altre città lontane, la filiera si dice lunga e quindi quando arriva già in putrescenza, quindi cattivo odore, eccetera. E comunque in Germania stanno dismettendoli questi impianti, perché ci sono stati, oltre agli incidenti proprio meccanici di esplosione eccetera, c'è stata delle epidemie, ci sono stati 18 decessi di vite umane di operai che lavoravano in 11 impianti diversi da salmonella tifi. Ci sono delle foto anche su internet delle morire di bestiame proprio ad epidemia, di bovini, ovini, molti uccelli, anche gli uccelli, ma in Italia basta vedere cosa succede in Italia vicino a impianti biogas, ogni tanto c'è una morire di pesci nei fiumi. Ci sono, potete andare su internet tranquillamente, scrivere due parole tipo rischio salute, biogas, incidenti, biogas, eccetera, vi si apre un mondo di pericolosità reali che alla fine veramente questi sono pazzi. Però perché fanno queste industrie, questi privati? Per carità, noi non siamo contro nessun imprenditore, eccetera, però l'imprenditoria sana ci piace, non quella che va a sfruttare l'aria, la terra, la salute dei cittadini e il suolo. Fanno questi impianti perché basti pensare al loro guadagno, al loro profitto. Intanto, come dicevano qua prima loro, c'è un incentivo statale sulla produzione di corrente che la paghiamo quasi il doppio, dico la paghiamo noi perché questi incentivi li paghiamo noi in bolletta, voi non lo sapete, ma senza accorgervi ogni volta che aumenta la bolletta è perché c'è una voce particolare, adesso non mi ricordo tecnicamente come si chiama, dove noi paghiamo gli incentivi. Ogni centrale realizzata, parliamo di fine opera, realizzata, che accende il motore entro fine anno, se no perde gli incentivi, poi questi incentivi sono stati protratti di anno in anno, perché dal 2012 che si parla, basta, gli incentivi statali finiscono nel 2012, poi nel 2012 sono stati, adesso vediamo 2014 se,
se li bloccheranno questi incentivi, allora dopo le centrali non ne farà più nessuno. Basti pensare al loro guadagno, quindi a parte la vendita corrente, ma questo non è, prendono 1 milione di incentivi statali all'anno per 20 anni questi imprenditori, solamente perché hanno azionato i motori. Poi prendono e guadagnano dai 100 ai 120 euro per tonnellate, diciamo, di monnezza organica, considerando che una centrale da 1 megawatt a 9,99, questa pure ha presa per i fondelli, per non dire per culo, all'italiana, perché le centrali sono 9,99, non sono 1 megawatt, perché a 1 megawatt scattano poi delle restrizioni burocratiche, autorizzative, dopo il gioco forse non vale più la candela, comunque si protrae troppo a lungo. E guadagnano quindi, diciamo, 100 euro di media a tonnellata per 25.000 tonnellate l'anno necessarie per la lavorazione di una centrale da 1 megawatt, 25.000 per 100 fa 2 milioni e mezzo di euro solamente per smaltire i rifiuti, e più 1 milione all'anno di incentivi, più quello che guadagnano dalla corrente, più la vendita poi di questo subcompost, possiamo dire che non è un compost ma è qualcosa di mischiato, di ignobile per l'agricoltura, che guadagnano pure lì, alla fine loro è chiaro che fanno le guerre, fanno, scrivono sui giornali, si comprano pagine intere di giornali per darci addosso, perché loro hanno i soldi e noi no. E noi ci dobbiamo riunire in comitato e associazioni senza una lira e dobbiamo pagare di tasca nostra. Avvocati, ecco qui vi volevo dare un consiglio, mettete un avvocato buono, io non so chi c'avete. C'avete una cosa buona, che c'avete il sindaco da parte vostra, ma noi no, per sfortuna, però avere il sindaco dalla propria parte è, diciamo, avere un cavallo ferrato. No? Beh, mi sembra di aver capito, insomma, che era dalla parte vostra, quindi già questo è un fatto altamente importante e determinante per combattere insieme una centrale da 20 megawatt che è un mostro imprenditoriale, è un mostro di produzione di tossine di tutti i tipi. E poi l'ultima cosa, appunto, questo digestato, queste epidemie in Germania hanno fatto sì che cominciassero a dismettere dalla Germania tutte queste industrie, parlavano sempre esclusivamente di biogas, invece in Italia abbiamo cominciato a costruirle. Noi arriviamo sempre dopo le calende greche, da una parte le tolgono, le mettiamo. Poi vediamo come andrà a finire nei prossimi anni. Grazie. Anche la biomassa della Montina Rinnovabile ha un finanziamento di circa 9 milioni di euro, vero Giorgio? Con la 488. 7 milioni e mezzo di euro, già assegnato, bloccato lì da anni, non ci sono mai soldi, ma questi però lo Stato italiano li tiene da parte aspettando che la costruiscano, insomma. Allora, volevo dire un paio di cose. Ovviamente si è parlato molto anche di un altro aspetto, che sono i rifiuti. Oggi sapete che è stata sequestrata una discarica abusiva nel comune di Pontinia, in via Lungobotte, notizia di oggi. Come altra notizia di oggi, conoscete, informate, su internet lo trovate. A parte gli scherzi, purtroppo questo non è uno scherzo, c'è il problema oggi grosso della Paoil, che è un impianto alla fine simile a questo delle biomasse, bomba ecologica, non si sa come smaltire i veleni e altri problemi di questo genere. Diceva giustamente prima, faceva due riferimenti prima molto precisi Andrea. Finanziamento 7 milioni e mezzo di euro, capitale sociale 10.000 euro e un investimento di circa 35 milioni di euro, però non c'è nessuna garanzia sullo smaltimento, cioè una volta che questo impianto lo fanno, ammesso che lo facciano, ammesso che poi lo dismettano perché non hanno più gli incentivi, ce lo dobbiamo sorbire noi con tutto il carico inquinante. La Poil è un caso illuminante, si parlava di biogas, benissimo, sapete che la prima centrale, quella modello di Borgo Bensizza, Borgo Santa Maria, tutti i controlli che ha ricevuto, nessun parametro è stato conforme alla legge, cioè non hanno mai rispettato la legge, questo lo dice l'ARPA Lazio, non lo diciamo noi. La fideiussione, cioè quella garanzia che dovremmo avere perché alla fine questo impianto venga smantellato o non rimanga lì, non è stato dato in conformità di legge, tanto è vero che la società che l'ha emesso è poi fallita, tanto per dire di chi stiamo parlando.
questa società è partecipata da Legambiente, tanto per dire la credibilità di Legambiente in materia, che è anche, partecipa anche con Sorgenia, che costruisce centrali a turbogas, a biomasse. Sappiamo che tutte queste cose che ci sono. Certo, sempre se non vogliamo parlare poi delle persone indagate nelle inchieste, nelle tre inchieste principali a livello nazionale sui rifiuti in Italia, che coinvolgono anche lì esponenti di Legambiente. Ma al di là di questo, ovviamente anche quelli della Pontinia Rinnovabile si dicono ambientalisti, quindi insomma siamo in buona compagnia. Sta scadendo il tempo per dare il parere su quest'altra centrale, 8.000 megawatt ora annui a Mazzocchio, da rifiuti, e che ovviamente di cui... No, è un'altra centrale. Questa centrale, nelle sue conclusioni, dice che gli effetti negativi si possono ricondurre a un impianto di trattamento rifiuti, in quanto però questi effetti negativi sono ben prevenuti e mitigati dalle scelte progettuali impiantistiche, a partire dalla tecnologia di trattamento con digestione anaerobica. E poi dice addirittura che avremmo effetti positivi sull'ambiente. Abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi. Ecco, di queste centrali con rifiuti speciali ce ne sono due progettate nel comune di Pontinia. Tanto per fare un esempio di cui purtroppo non ne parliamo, ma che prima o poi ci dovremmo fare i conti. Io ho parlato con due dei progettisti di un'altra centrale a biomasse della provincia di Latina, che mi hanno detto loro tutti i problemi della centrale a biogas di Borgo Bensizza, perché non funziona, perché ci sono degli errori progettuali, eccetera, eccetera. Io gli ho fatto questa domanda: scusate, ma se quella non ha avuto nessun controllo positivo in conformità di legge, perché dovremmo credere a noi? Perché noi siamo i migliori, che domanda! E questa è la risposta. Come l'altra risposta, loro mi hanno detto: scusate, ma noi cittadini che garanzia abbiamo che se la centrale non funziona venga tutto ricondotto nella norma? Ma ci sono le istituzioni che controllano. Benissimo. La centrale biogas di Borgo Bensizza, Borgo Santa Maria, quella modello di Legambiente, non ha nemmeno ha funzionato 2 anni senza il certificato di prevenzione incendi, tanto per dirne una, e non abbiamo avuto nessuna notizia di restrizioni all'attività che non è in conformità di legge. Ma la stessa ASL, ARPA, che dovrebbero controllare, sono la stessa ASL e ARPA che dovrebbero magari intervenire a Borgo Montello, dove è certificato dal 2005 l'inquinamento ambientale che continua, ci sono i procedimenti in corso, c'è un processo in corso per inquinamento delle falde. L'ARPA Lazio non si è detta disponibile a collaborare con il Tribunale, con il CTU, per accertare lo stato dell'inquinamento delle falde. Ecco, queste, proprio per tornare alla fiducia che noi abbiamo nelle istituzioni, sono quelli che ci dovrebbero ovviamente tutelare. L'ASL sa dal marzo 2012, da 2 anni fa, quello che succede nelle falde a Borgo Montello. Nessun parere, nessuna nota è uscita dall'ASL, tanto è vero che c'è l'ennesimo procedimento penale contro l'ASL per queste cose. Ma io a novembre sono stato al Parlamento Europeo, e lì ci hanno detto chiaramente che in tema di rifiuti, ma insomma tra rifiuti ed energia purtroppo non c'è confine, l'Italia è come credibilità in Europa al penultimo posto, c'è solo la Polonia dopo di noi. Ah, no, invece. No, da questo punto di vista. Ma ci hanno detto chiaramente, prima che ci fossero gli scandali che coinvolgessero gli esponenti della Regione Lazio, sia amministratori, tecnici che funzionari, che loro della Regione Lazio, di questa amministrazione della Regione Lazio, non hanno nessuna fiducia,
e gli esponenti parlamentari della Comunità Europea, appunto della Commissione Ambiente, hanno detto che loro non solo non si fidano dei nostri politici, e non ci si fida nessuno, ma non si fidano nemmeno di quelli che sono i funzionari, e in qualche caso parliamo di funzionari che sono dei prefetti che diventano poi commissari. Quindi ecco, questo è proprio per capire con chi ci abbiamo a che fare. Nella terra dei fuochi dicono ci hanno dichiarato guerra. Don Patriciello dice dobbiamo capire se gli enti pubblici, se le istituzioni sono ignavi o complici, ma comunque sono colpevoli. Ecco, diteci, noi appunto dopo che è successo quello scandalo già si poteva prevedere a Borgo Montello, abbiamo chiesto una risposta precisa dagli enti, non è arrivata nessuna risposta precisa. Ecco, questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, noi non possiamo accettare queste situazioni. Io però spero che ci siano anche delle conclusioni, io ne propongo qualcuna. A ottobre, come diceva giustamente il sindaco Ligio Tombolillo, siamo stati a Mensa, abbiamo fatto un consiglio comunale allargato, abbiamo dato delle linee guida proprio sul biogas e sulle biomasse. Ma quello era anche un grido di allarme. Se voi vi andate a leggere le dichiarazioni dei sindaci, quindi non degli ambientalisti, di destra, di sinistra, di centro, sono tutte molto preoccupate della speculazione di quello che ci può essere dietro biogas, biomasse e comunque anche i rifiuti. Oggi c'è stato un sequestro di una scarica abusiva al comune di Pontini, non ce lo scordiamo. Il 21 settembre 2012 ci sono stati 7 sequestri di altrettante discariche nella nostra provincia, 3 nel comune di Pontigna, 3 arresti. Ecco, sappiamo che a Pontigna c'è stato il più grande rinvenimento di fusti tossici, 11.600 circa una ventina d'anni fa, che è stato il caso più eclatante dell'epoca trovato dalla Commissione parlamentare ambiente, quindi insomma non parliamo di ambientalisti. Quindi ecco, le questioni sono molto vicine a noi. Io appunto proponevo tra le conclusioni quella appunto di fare una richiesta al nostro Consiglio Comunale, ma a tutti i consigli comunali, di fare delle linee guida contrarie. E senza scordare che noi abbiamo quel regolamento sui RIR, sui rischi di incidente rilevante, come sono, guarda caso, secondo l'allegato A del decreto legislativo 33499, la direttiva Seveso, tutti gli impianti che utilizzano l'energia proveniente dal gas naturale, quindi tutti gli impianti a biogas. Quindi nel nostro comune di Pontinia, se c'è qualche impianto a biogas che non ha il parere di compatibilità territoriale in base al decreto ministeriale del 2001, è abusivo, è illegittimo, è illegale. Tanto per dire come stanno le questioni, ed è il motivo per il quale noi abbiamo basato la difesa sulla Turbogas per il comune di Pontigna. Ecco, queste sono delle cose che non possiamo far finta noi cittadini di non sapere, e dobbiamo chiedere ai nostri amministratori: o state da quella parte o state dalla nostra parte. Però lo stare dalla nostra parte lo sappiamo solo con degli atti, non con le dichiarazioni, non con i comunicati stampa, non con il faremo, diremo, che ci è stato detto tante volte, ma appunto con degli atti concreti. E appunto io spero che il comune di Pontigna faccia presto un regolamento che disciplini appunto gli interventi del biogas, biomasse e di tutti gli impianti energetici, perché non possiamo sempre correre appresso appunto a chi ci ha dichiarato guerra. Grazie. Grazie Giorgio. C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra domanda? Passo la parola a Giuseppe Belli, il presidente del Consiglio Comunale di Pontigna. Grazie, buonasera a tutti. Sicuramente Giorgio, come anticipato prima il sindaco Bolillo, saremo sicuramente dalla parte vostra, nostra, di tutti, della cittadinanza di Pontigna, contro sicuramente questo ego mostro. Non è,
dubbio che ci sono degli impianti anaerobici o biogas nelle aziende agricole, e certamente quelli non ci sarà sicuramente possibilità di farli smantellare. Adesso, andando avanti, dovremo andare a valutare quello che possono essere delle opportunità o meno, quello che si è sentito stasera in quest'aula. E certo, cioè, io non sono un tecnico, ci sono i tecnici che hanno esposto benissimo la materia, però come diceva Andrea prima, da una parte dobbiamo andare anche incontro a quello che possono essere le esigenze degli agricoltori, visto che siamo un paese prettamente agricolo, per cui dalla parte nostra c'è tutto il discorso di poter dare una mano a quello che sono gli scarti delle aziende. Ora se sicuramente non può neanche essere ogni azienda potrà fare un piccolo impianto proprio per le proprie esigenze, perché non ci sono anche le possibilità economiche. Per cui su questo adesso andremo a vedere, sicuramente anche prendendo spunto da quello che sono anche i vostri suggerimenti, perché insomma voi sono i tecnici, quindi che ci devono dare una mano affinché si possa fare la cosa migliore per il nostro territorio. Quindi innanzitutto sulla battaglia di questa centrale siamo vicino al Comitato, l'abbiamo già sposata da parecchio tempo, e vedremo quello che si farà sicuramente su quello che è il proseguo di queste centrali, perché sicuramente dovremmo trovare questo l'abbiamo parlato anche Giorgio quando ci siamo visti anche al sindaco, trovare delle scaudaci affinché veramente non si possano fare più dell'azienda in questo territorio. Grazie. Grazie Giuseppe. Parola Giampiero. Ma io come Mediviste sono fortemente contrario anche agli impianti piccoli, perché poi una zona così ampia agricola, tanti impianti piccoli ne fanno anche uno più grande di uno solo grande, se vogliamo dirla bene. Quindi come amministrazione potresti intanto favorire gli agricoltori senza farli pagare tasse, o che favorire magari con un terreno lontano dove andare a scaricare per fare un compostaggio di massa, se vogliamo. Cioè, ci sono tante idee che si potrebbero proferire e consigliare. E poi mi chiedevo, adesso non so se ho capito male, ma questo impianto previsto di 20 MW non è assoggettato al VIA, cioè la produzione di impatto ambientale? Questa è un'assurdità enorme, perché il nostro, per esempio, che stiamo combattendo, da neanche 1 MW è assoggettato al VIA. Questo mi sembra un grosso illecito, non può essere un mostro così grande che non debba essere valutato a livello dell'ufficio VIA della Regione Lazio per vedere quale sia l'eventuale impatto ambientale. E niente, quindi io propongo sempre il compostaggio aerobico, perché fare combustione comunque sia, abbiamo detto prima, tante piccole combustioni ne fanno una enorme, non grandi. No, parlavo di combustione, parlavo di... ma il biogas è combustione. Aerobico non è aerobico, perfettamente d'accordo, il compostaggio aerobico, quello che diciamo da sempre. Insomma, se facciamo invece, come ha detto anche il sindaco, che poi non mi ha dato tempo perché chiaramente impegnato, non peraltro, dovuto andare via, ma da quello che ho capito che diceva il sindaco, per le aziende lui è favorevole, mi sembra di aver capito, a dei piccoli impiantini di biogas dove immettere i liquami, della zootecnia, cioè, non è possibile anche questo, perché ecco, sarebbero tantissimi questi impianti, e poi dove non c'è comunque profitto, poi alla fine sono più le spese dell'impresa, perché ripeto, se toglieranno gli incentivi a fine 2014, poi staremo a vedere un po' come gli incentivi delle auto che ogni anno l'hanno rinnovato, alla fine queste industrie non ce ne saranno più, non ne produrranno più. Consideriamo questo, che parlo della realtà mia dove abito, io abito a Tarquinia, anche se sono di Civita Vecchia, Tarquinia è una provincia di Viterbo, quindi parliamo di Viterbo, ci sono 120 progetti in corso, 120, nella provincia di Roma sono anche di più,
cioè vogliono fare un'industria di questo genere, parlo del biogas, per ogni rampo, per ogni quartiere, no? Per ogni città. Consigliamo poi questo, che è tutta, lo ripeto, una grossa speculazione. Se volete vi faccio un esempio di quello che stiamo combattendo noi, da un megawatt scarso, o giù di lì, dove Tarquinia produce come organico, perché per mandare avanti queste centrali di biogas necessita l'organico come rifiuto, produce 1200, ad allargarci 1400 tonnellate anno di organico. Una centrale come questa da 1 megawatt ha necessità, per lavorare 365 giorni all'anno, 366 bisestili, di 25.000 tonnellate di organico. Ora capite bene come si può fare. Cioè, io produco 1200-1400 e Tarquinia vogliono fare una centrale da 25.000 tonnellate di organico da scaricchiare, come diceva prima lui, tanto per ridere un po' a quest'ora. Allora vuol dire che c'è una speculazione, perché tutto questo organico deve venire non solo dalla provincia di Viterbo, ma dalla provincia di Roma, da Fiumicino, ci butteranno dentro, perché è previsto per normativa anche gli pneumatici, ecco, questo non l'abbiamo detto prima, per normativa vigente negli impianti di biogas fanno parte dell'organico anche gli pneumatici. Io quando l'ho visto non ci credevo, l'ho sbattuto la testa 100 volte, sono cercato, però c'è scritto pneumatici. Quindi chiaramente se parli con l'imprenditore, no, noi pneumatici mai non butteremo, non sverseremo mai il digestato sui terreni, perché per carità, partono bene, finiscono no male, peggio, perché poi dopo questi impianti non li controlla nessuno, è difficile che vadano a controllare, si dice, al camino le emissioni, non le controlla nessuno, solamente in caso di incidenti allora si va a vedere chi è che deve pagare, come ho scritto sulla diapositiva, pagano pochi, però paghiamo noi molti di più, perché paghiamo sulla salute, insomma. Ok, io avrei finito e vi saluto. Grazie a tutti. Prego. Io faccio parte di Associazione Biambiente e vengo da Civitavecchia, che è Tarquinia. Noi come cittadini siamo stanchi di vedere questi centrali insediati dappertutto, dove vediamo la gente a morire tutti i giorni da combustioni, da centrali biomasse, biogas, da carbone. Allora come cittadini, come mamma, dico sì alla vita e no a combustione, perché se devo scegliere tra il cancro e la vita, scelgo la vita, e questo è il futuro per i nostri figli. Allora diciamo tutti no a questi imprenditori del turno e di quelli che li appoggiano per fare questi centrali di morte. Allora quando si cade, io ho sentito prima il ragazzo che dice vabbè, agricoltori, liquami e tutto il resto. Ma un centrale di megawatt, come ha detto il dottor Baldi, 25.000 tonnellate, io farei la domanda, assessore, dove li trova 25.000 tonnellate? E se voi lasciate uno o 10, dove trovano? Diventate la terra dei fuochi. Punto. No, ma prima abbiamo sentito all'aerobico, giusto? Abbiamo sentito l'inizio. Ecco, no, non è che... Cioè, per far capire, allora, sì... Allora dobbiamo morire tutti. Per cosa? Per fare guadagnare solo un imprenditore. Se non ci sono incentivi, cari miei, non li faranno. Grazie. Grazie a tutti per aver partecipato. C'è un tavolino fuori per chi vuole iscriversi al comitato, o comunque anche solo per rimanere informato e darci una mano, può lasciare la sua mail e i suoi recapiti. C'è un bussolotto con scritto sostieni il comitato, perché come diceva il professor Baldi c'è bisogno di soldi. E grazie a tutti e alla prossima.